Oggi è una bellissima giornata per concedersi una passeggiata all'aperto in mezzo alla natura e rilassarsi completamente. Beh, i suoni della natura sono belli, hanno sempre il loro fascino, ma quasi quasi un po' di musica non ci sta per niente male. Bentornati nei Fake Club, il canale dell'Alta Fedeltà. In questo video vi abbiamo presentato un oggetto delle meraviglie, Made in Cord Electronics, una soluzione plug and play rivolta a chi punta all'ascolto di qualità in cuffia. Mojo 2 infatti è il più avanzato DAC amplificatore portatile per cuffie al mondo. Ma non finisce qui. È possibile renderlo del tutto wireless sfruttando un dispositivo appositamente studiato per completarlo. Poly, scopriamolo assieme. Poly è uno streamer musicale rivoluzionario, il più compatto e funzionale nel mondo hi-fi e forse il primo al mondo nel suo genere. Nato nel 2017, siamo oggi alla versione 3.0 del suo firmware. Se associato a Mojo o Mojo 2, consente di ascoltare la musica in streaming sfruttando la connessione wireless, sia a casa che in viaggio. Poly è anche un lettore musicale. Il suo slot per schede micro SD a capacità illimitata può ospitare enormi librerie e liberare quindi spazio di archiviazione nei nostri device, magari già pieni di foto o video. Io sto provando ad esempio la mia SD da 1 TB e praticamente non so quando riuscirò ad ascoltare tutto quello che c'è qui dentro. Stiamo imparando a conoscere i prodotti del marchio Cord Electronics e possiamo affermare senza ombra di dubbio che Poly è uno streamer di livello propriamente hi-fi, con il vantaggio di poter essere usato ovunque, sia in casa che in movimento, con wifi, bluetooth e molto altro, insomma pochi limiti. Tanto più che Poly semplifica l'esperienza d'ascolto in cuffia, ma anche nel sistema hi-fi di casa e addirittura in auto. Il Poly è progettato per funzionare esclusivamente con il Mojo, non può quindi essere utilizzato con un altro DAC. Ma questo abbinamento permette di svincolarti dai collegamenti fisici dai dispositivi mobili. Rende quindi il Mojo completamente wireless tramite connessioni Wi-Fi, Bluetooth e i sempre più richiesti protocolli DLNA, AirPlay e Run. Così da sbarazzarci del cavo fisico, forse scomodo fuori casa, tra il nostro Mojo e lo smartphone, che a questo punto si interfaccerà al Poly tramite l'app Go Figure. Quest'app consente ai nostri dispositivi di uso quotidiano, inclusi smartphone, tablet, sia Android che Apple, di diventare lettori audio digitali portatili. Lo smartphone diventerà il controller e l'accoppiata Poly Mojo si occuperà della riproduzione. La riproduzione avviene tramite le doppie uscite per cuffie del Mojo, ma non solo, possiamo usare questi dispositivi come preamplificatori collegandoci a sistemi audio domestici e impianti car audio, così da beneficiare del potente controllo del segnale per una migliore qualità del suono. Per connetterci eventualmente a questi sistemi con ingressi ausiliari AUX avremo bisogno di un cavo jack 3.5 2RCA. Inutile dirvi che il cavo è preferibile di buona qualità, vero? Le batterie ricaricabili del Poly offrono fino a 9 ore di riproduzione da una ricarica di soltanto 4, utilizzando il circuito USB di ricarica rapida del dispositivo e può essere caricato contemporaneamente al Mojo. Poly si connette alle reti Wi-Fi, inclusi gli hotspot mobili quando sei in movimento, e ricorda più reti con la sua funzionalità di connessione automatica. Così potremo connetterci a Tidal, Cobase e goderci un audio in altissima risoluzione. Beneficia inoltre della connettività Bluetooth, AirPlay e DLNA, offrendo uno streaming musicale praticamente ininterrotto. Il Bluetooth è un buon metodo di connessione e anche se non è privo di perdite, si avvicina comunque alla qualità del CD. Per questo ti consente di connetterti facilmente a Spotify. E se hai iPhone, puoi usare AirPlay per connettere direttamente i tuoi device. Inoltre l'ultimo aggiornamento include la certificazione Run Ready completa, il che significa che possiamo beneficiare del supporto e dell'assistenza Run, nonché della comodità di passare facilmente dalla modalità Bluetooth alla modalità Run Ready. Poly dispone anche di una propria modalità hotspot, potremo così riprodurre la musica salvata nella micro SD inserita nello slot dedicato. Premi play e lascia pure a casa il telefono, così potrai fare jogging al parco senza essere disturbato dalle chiamate di lavoro. Può essere utilizzato anche con computer e laptop. Potremo inoltre accedere alle tracce audio archiviate su unità NAS utilizzando le popolari app DLNA. All'inizio usando Mojo e Poly si sente un po' la mancanza di un display dedicato, forse per la difficoltà di ricorrere al manuale. Sì, beh, anch'io solitamente mi lancio alla scoperta di nuovi prodotti senza leggere prima i manuali d'uso. Per poi sbuffare e ricorrere al manuale, lo so,
è l'emozione del giocattolo nuovo. Ma torniamo a noi, l'utilizzo dei tasti luminosi è veramente efficace e man mano che si utilizza diventa sempre più comodo, fino ad intuirne la logica e lì diventa un gioco da ragazzi. Dei LED più piccoli indicano l'associazione con il mojo, la durata della batteria e lo stato di configurazione. Il Poly mantiene le stesse caratteristiche di design del Mojo e, scollegato da esso, ha le dimensioni tipiche di un accendino vintage, ma le dimensioni davvero compatte ingannano. Poly sembra un apparecchio portatile qualunque, semplicemente facile da trasportare, nulla di più falso. Poly è uno streamer per musica liquida dalle prestazioni sensazionali. La gamma delle possibili opzioni e delle funzionalità è immensa e l'integrazione con il suo partner è a dir poco funzionale e performante. Come ogni prodotto realizzato da Cord Electronics, Poly viene interamente costruito in UK. Coloro che hanno già familiarità con il Mojo apprezzeranno probabilmente i suoi pulsanti colorati che denotano la potenza e la frequenza di campionamento del file in riproduzione. Ciò vale quando si esegue lo streaming. Ad esempio, un brano a 44.1 kHz, il famoso standard Redbook CD, si riconoscerà per il colore rosso dei tasti, mentre brani a 192 kHz saranno indicati dal colore blu, abbastanza intuitivo. Per dire, il problema delle interferenze dovute ai display delle elettroniche è ancora uno scoglio insuperabile per altri brand. Cord Electronics lo ha risolto in maniera creativa ed efficace. Il Poly è compatibile con l'audio ad alta risoluzione, propriamente detto HD e Ultra HD. Fa il PCM con risoluzione fino a 768 kHz e DSD fino a 256. I tipi di file supportati includono tutti i formati audio più comuni. È quindi in grado di gestire la stessa qualità dei file del Mojo, non intaccando in alcun modo il livello di riproduzione, ma anzi sfruttandone la pluripremiata tecnologia di elaborazione audio del DAC portatile, rendendolo di fatto un dispositivo completo. Infatti il DAC del Mojo è un fuoriclasse. Un chip programmabile FPGA, altamente tecnologico e costoso, permette una qualità in termini di risultato sonoro nettamente superiore ai concorrenti. Per questo non teme rivali nemmeno tra i dispositivi DAC standalone, in impianti hi-fi tradizionali, sostituendo efficacemente preamplificatori anche blasonati. Il tutto restituisce un suono più articolato e ritmato, più dettaglio e coerenza negli strumenti musicali. Provate a collegare le cuffie direttamente allo smartphone e sentirete la differenza. I brani non saranno altrettanto dettagliati e articolati. Finalmente quasi tutti conoscono l'importanza dell'ascolto di qualità, che non può essere ottenuto di certo con l'uscita cuffie del cellulare. E dotarsi di un dispositivo che riproduca correttamente la musica digitale è l'obiettivo di ognuno di noi. In termini di matrimonio musicale, Poly e Mojo 2 rappresentano il connubio perfetto. La resa sonora è di qualità, come è giusto che sia anche per un ascolto in cuffia. Buona musica da Alessandro e da tutto l'Effect Lab. Al prossimo video!